Alla fine hanno vinto loro, è stata approvata la risoluzione sull'ospedale di Atessa in merito alla sospensione delle attività del blocco operatorio dell'ospedale. In una giornata in cui era attesa una contestazione contro la chiusura dei quattro punti nascita abruzzesi, e invece a presentarsi davanti ai cancelli del Palazzo della Regione all'Aquila c'era una folta e movimentata delegazione di cittadini, sindaci ed esponenti politici del comune di Atessa, che hanno messo su una marcia contro la chiusura del reparto di chirurgia del loro presidio ospedaliero, presidio che funge da punto di riferimento per i comuni limitrofi di Tornareccio, Monteferrante, Paglieta, Villa Santa Maria e Villa Alfonsine. Sfilano i sindaci tra striscioni, urla e fumogeni. È dal 31 marzo ormai che è partita la chiusura del blocco operatorio. Siamo qui a manifestare del blocco operatorio ortopedico e della chirurgia, reparto chirurgia. Siamo qui tutti quanti a manifestare contro questa decisione, contro questo depotenziamento dell'ospedale di Atessa che ormai è partito da diversi anni. E chiediamo risposte alla regione, chiediamo un tavolo di concertazione con tutti i vertici della regione, dalla sanità e le nostre parti. Vogliamo risposte. Preoccupazioni per la sorte dei cittadini, della situazione che si configura sempre di più come un indebolimento del territorio e dei servizi offerti ai suoi cittadini. Il corteo viene lasciato fuori dal palazzo. All'interno dell'aula il consigliere Mauro Febbo chiede animatamente di far entrare una delegazione per incontrare i vertici della regione. Più tardi il presidente del consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, va personalmente ad invitare i sindaci ad entrare e si attende un confronto sui punti salienti della questione. Oggi siamo qui al regionale, poco fa si è votata la risoluzione che stiamo portando avanti con insistenza. Sostanzialmente questa risoluzione tende a due aspetti: fare in modo che si sospenda il provvedimento del direttore generale Zapattaro per la sospensione dell'attività chirurgica, quindi del reparto operatorio, e nello stesso momento un tavolo che si apra subito, già da lunedì prossimo, un tavolo di confronto per discutere sul futuro dell'ospedale di Atessa. Più tardi fuori dal palazzo si scatena la bagarre, iniziano ad attaccarsi i rappresentanti di Abruzzo Civico e Movimento 5 Stelle, che dice che è troppo tardi per manifestare, bisognava farlo 3 anni fa. Si dovevano sedere al tavolo insieme ai potenti per fare le riforme, invece hanno detto no a tutto, bisogna lavorare insieme per riformare l'Italia, l'Italia va ribaltata. Rispondono i grillini dicendo: noi sediamo in questo consiglio da pochi mesi e ci stiamo adoperando per cambiare le cose. Prendersela con noi non so a che titolo, nel senso che noi siamo arrivati adesso e di fatto abbiamo trovato la situazione quella che è. Io ho sentito strumentalizzare la discussione dicendo, e diciamo le folle, dicendo che avrebbero dovuto manifestare 3 anni fa contro i tagli e contro la gestione della sanità. Secondo me la responsabilità ricade sul governo regionale. Bisogna seguire anche un metodo diverso da quello che è stato seguito finora, perché questo piano va discusso, va confrontato con la popolazione, vanno coinvolti i cittadini, vanno coinvolti gli amministratori, altrimenti queste manifestazioni come quella che c'è stata giovedì per i punti nascita, come quella che ci sta in questo momento qua, saranno manifestazioni destinate a moltiplicarsi. Conclusione, ancora fischi, insulti e continuano ad esplodere petardi, vince la rabbia su tutto e tutti.